Ci siamo spesso occupati di Riace, oggi ci torniamo perché il paese che è diventato un po' il simbolo dell'accoglienza ospita i mondiali antirazzisti, centinaia di squadre per promuovere integrazione anche attraverso lo sport. Marco Cosenza. Bello giocare insieme, sudare insieme, puzzare insieme, guardarci negli occhi, sorridere soprattutto. È Ali che è venuto dal Gambia attraversando il mare a raccontare lo spirito dei mondiali antirazzisti in corso qui a Riace. Un'iniziativa che unisce persone da ogni continente, il loro obiettivo è uno solo e non è la Coppa. Portare attraverso lo sport un messaggio appunto di lotta al razzismo in modo particolare contro tutte le forme di discriminazione che ancora purtroppo ci sono. I valori dell'integrazione e della condivisione scendono in campo proprio in questo comune della Locride che è diventato negli anni un modello di accoglienza per chi arriva da lontano come Ahmed. Nel viaggio anche quelli che ci siamo persi ci siamo incontrati partecipando a questa attività di calcio, mi sto divertendo davvero. Oltre 100 le squadre in gara e in festa insieme per dare un calcio al pallone e uno alle differenze e all'indifferenza. Abbiamo giocato tra noi, abbiamo vissuto, mangiato, ballare insieme, quindi questa cosa mi fa vedere che un giorno andrà il problema del razzismo, finirà.